Che cosa fare in questi 3 giorni di festività pasquali lo scopriremo oggi in una sorta di vademecum, in una sorta di guida. Grazie al nostro Andrea Pierini, siamo andati a intervistare il prefetto di Trieste, Valerio Valenti. Abbiamo voluto dare una pubblica servizio. Voi telespettatori ci avete mandato tanti messaggi in questi giorni per risolvere alcuni vostri dubbi. Sarà possibile, lo vedrete tra poco, raggiungere le seconde case e stare all'interno del nucleo familiare, ma anche andare a trovare amici e parenti in un numero ristretto, anche se l'indicazione, la raccomandazione, ovviamente, visto che probabilmente questo potrebbe essere il mese finale, prima di raggiungere nuovamente una certa tranquillità. Se ce lo permetteranno anche i vaccini, è quella di limitare al massimo i momenti conviviali. Allora, noi lanciamo questo servizio che durerà una decina di minuti cercando di risolvere alcuni vostri dubbi. Sentiamo l'intervista al prefetto Valerio Valenti. Prefetto, si avvicina la Pasqua, si spera che sia l'ultima festività contrassegnata da queste limitazioni forti. Le persone chiaramente arrivano da un anno oramai, poco più di un anno, molto difficile e complesso. C'è voglia di uscire, però bisogna fare quest'ultimo sforzo. Immagino che l'appello sia quello di cercare di stare il più possibile a casa. Cosa però si potrà fare in questa Pasqua? Sì, quindi condivido che l'appello è quello di fare ricorso ancora a questo ultimo miglio di pazienza che si chiede a tutti di voler esercitare in questo momento delicatissimo, perché alle porte c'è la primavera, l'estate, sono una campagna vaccinale che sta decollando e quindi bisogna tenere ancora duro per qualche giorno. In questi 3 giorni di sabato, domenica e lunedì ci saranno delle ulteriori, come dire, possibilità di spostamento, quello di intanto sulle seconde case, che so che è anche uno dei temi più richiesti. Si potrà andare nelle seconde case con il proprio nucleo familiare, quindi se ci sono figli minori, con 2 figli minori si potranno andare insieme. E tutto questo ovviamente nel limite anche di quelle regioni che hanno adottato provvedimenti limitativi come il Piemonte e la Liguria, ad esempio. Quindi si potrà spostare anche fuori regione per raggiungere una seconda casa appunto nei giorni di sabato, domenica e lunedì. E poi sarà possibile anche tra le 5 del mattino e le 22, quindi rispettando il limite del coprifuoco, fare visita ad amici, parenti, congiunti, sempre con le stesse modalità, evitando evidentemente assembramenti, evitando quindi i mega riunioni, mega pranzi, e rispettando il più possibile anche l'obbligo di osservare, come dire, la mascherina, il divieto, diciamo, di stare senza mascherina e una distanza di sicurezza. In questo senso il vice governatore e il professor Barbone, alla guida della task force regionale proprio del Covid, ha illustrato i dati in consiglio regionale in terza commissione alcuni giorni fa. Da là è emerso che il focolaio principale resta la famiglia e quindi presumo che ci sia anche un appello a cercare di fare quest'ultimo miglio, magari cercare di comportarsi come a Natale responsabilmente, quindi evitare magari di andare proprio dai nonni o dai soggetti più fragili. Evitare di andare ad amici, ovviamente le grigliate non sono consentite. Diciamo, questo è l'avviso dei tecnici, ma non solo, è anche l'auspicio di ognuno di noi che riveste anche un ruolo di pubblica responsabilità. Niente grigliate, niente assembramenti, e molta attenzione soprattutto per i più fragili, gli anziani che sono in casa. Abbiamo visto come le varianti rappresentano, soprattutto quelle inglese, una modalità di trasmissione molto più celere e anche più subdola, e quindi soprattutto i giovani devono fare attenzione quando si trovano vicino ai meno giovani. Trieste è una realtà ovviamente grande, è difficile uscire dal comune. Nei comuni più piccoli invece ci si può muovere? Cioè, io se abito, che ne so, in un comune a Tricesimo, posso andare a Latisana a trovare i miei parenti? O come funziona? Ci sono limitazioni di chilometriche? No, 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 nell'ambito della regione in questi 3 giorni è possibile fare visita a, appunto, amici, parenti e congiunti dalle 5 alle 22 senza limitazioni, nell'ambito della stessa regione. Ovviamente non più di 2 persone a casa, quindi 2
possibilmente sempre le stesse due persone, questa era un'altra raccomandazione se non sbaglio, giusto? Esatto, esatto, esattamente, con le stesse modalità che sono state già proposte durante il periodo natalizio. La grigliata a casa propria si può fare sul giardino, ovviamente sul balcone magari forse non è raccomandabile se è troppo piccolo, però insomma... Come sta andando? Parliamo sempre delle limitazioni, però prima a microfoni spenti dicevamo che le persone si stanno comportando bene, arrivano da un anno difficile, i cittadini hanno dimostrato un grandissimo senso di responsabilità, forse anche giusto fare i complimenti, non siamo fuori dal tunnel, però un po' di luce la intravediamo. Sì, l'ho fatto credo in diverse occasioni già lo scorso anno, lo ripeto ancora adesso, i triestini e in generale tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia hanno dimostrato una grande compostezza, un grande rispetto per le limitazioni che a volte sono davvero pesanti. E tuttavia ecco, anche il numero delle sanzioni, che tutto sommato rimane contenuto, estremamente contenuto, è la dimostrazione che al di là di quello che a volte può apparire visibile, cioè tanta gente in giro, ma in realtà diciamo, la maggior parte di questa, la massima parte di questa rispetta le prescrizioni, e quindi quello che è stato un po' l'andamento della pandemia credo che, come dire, va ricercato, le cause vanno ricercate soprattutto all'interno dei nuclei familiari, come lo stesso professor Barbone ha precisato, e probabilmente anche le scuole in qualche modo hanno rappresentato un volano, soprattutto dopo le varianti. A proposito di scuole, ripartiranno verosimilmente elementari, materne e medie dopo Pasqua, insomma, so che state già lavorando, c'è l'impegno chiaramente a rispettare i criteri di sicurezza, comunque sono degli istituti dove alla fine anche il trasporto pubblico è quello che ne risente meno, insomma il problema delle superiori è la grande mobilità delle persone. È lecito non abbassare la guardia ma iniziare un po' a pensare alla fase 2, diciamo alla fase, oramai non so più a che numero siamo arrivati, però diciamo alla fase di ripartenza. Sì, proprio stamattina abbiamo svolto una riunione su questo tema della mobilità e abbiamo valutato di mantenere invariata, come dire, l'attuale assetto, nel senso che riteniamo che quel potenziamento del numero di mezzi pubblici vada conservato per la fase, ecco, 2-3, adesso non so il numero, ma nella quale apriranno auspicabilmente anche gli istituti superiori. Al momento l'apertura delle scuole elementari e della prima media non rappresenta, almeno a nostro avviso, un elemento di criticità sul settore dei trasporti, quindi diciamo nulla cambierà in questi giorni. L'auspicio è che ovviamente questi ragazzi, che hanno vissuto un anno travagliatissimo, possano presto tornare in classe in sicurezza. Penso sia anche giusto fare un ringraziamento alle forze dell'ordine per la grande attività svolta in questo anno e mezzo, cercando di essere sempre al fianco dei cittadini. Penso che nessuna multa sia stata fatta se non giustificata, insomma penso si sia sempre cercato il dialogo, almeno questo è quello che abbiamo recepito in giro. Sì, io vorrei che lo faceste voi questo ringraziamento, perché io lo faccio quotidianamente, quindi sento questore, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e so quanto impegno e quanto senso di responsabilità hanno messo nell'esercitare questa funzione, che ricordiamo non è neanche una funzione propria delle forze di polizia, che dovrebbero fare altro. Però sono state chiamate ad assolvere questa funzione, l'hanno fatto credo in maniera dalla parte dei cittadini, una polizia, un modo di esercitare la sicurezza che è in linea con quello che è stato lo spirito che ho cercato di instillare per far sì che nessuna stortura ci fosse anche in questo rapporto difficile tra chi esercita l'attività di controllo e chi viene controllato. Penso che, come diceva lei, davvero nessun abuso ci sia stato, è evidente, e tutte le situazioni che sono state sanzionate erano davvero oltre ogni limite. Bene, siamo in chiusura, io la ringrazio come sempre per il suo tempo. L'ultimo appello, quindi, cercate di fare una Pasqua in famiglia, tra il nucleo familiare, ecco, questa forse è la definizione più corretta. Si può andare nelle seconde case, meglio sarebbe stare a casa, presumo, questo è l'auspicio un po' di tutti, però insomma un po' di relax fa bene. Ultimo sforzo, campagna vaccinale, i vaccini stanno arrivando, si sta lavorando, la macchina è partita, è arrivato l'esercito, quindi insomma intravediamo, ripetiamo, lo diciamo sempre con moltissima cautela, però insomma potrebbe essere forse l'ultima festività vera con queste limitazioni.
Sì, anche perché la prossima festività sarà il Ferragosto, quindi diciamo che... Quindi là siamo sicuri, almeno siamo storicamente sicuri. Siamo sicuri. Siamo sicuri, quindi no, l'esercito non è arrivato, è arrivato un generale dell'esercito che sta dimostrando un piglio e un impegno ammirevole, deve essere accompagnato dallo sforzo di tutti, ma questo già c'è, di tutte le altre istituzioni, a lavorare sodo proprio sulle vaccinazioni. Io credo che questa sia davvero la frontiera su cui dobbiamo misurarci con rinnovato impegno, perché penso che da maggio-giugno in poi si possa aprire veramente, si debba aprire una nuova stagione per tutto il Paese. Perfetto, buona Pasqua, possiamo dirlo questo. Buona Pasqua ai triestini e buona Pasqua a tutti i nostri e i vostri ascoltatori. Questa quindi è l'intervista a Valenti. Noi ci vediamo tra pochi minuti, restate collegati, parleremo di bar, ristoranti, palestre e piscine. Pubblicità. Eccoci bentornati dalla pubblicità, benvenuti di nuovo a Screenshot. Un RT che va sotto l'1 non basta comunque al Friuli Venezia Giulia per togliersi di dosso questa fascia, questa zona rossa che ormai ci accompagna da alcune settimane. Resteremo così almeno fino al 6 di aprile, se non oltre. E oltretutto lo sappiamo anche dal nuovo DPCM che verrà approvato nelle prossime ore, che resteremo più che altro in zona arancione e rossa tutta Italia per tutto aprile. Forse c'è uno spiraglio di salvezza con zona gialla seconda dell'abbassamento dei contagi. Certo è che se anche oggi si ripetono quei 729 positività e anche 15 decessi, c'è poco da stare tranquilli. La curva si sta appiattendo, sta diventando un po' più bassa, ma non basta tutto questo. E i primi a risentirne soprattutto sono ristoratori e baristi. Abbiamo in collegamento con noi Antonio Dalla Mora, che è il presidente provinciale della FIPE. Buonasera. Buonasera a tutti. Dalla Mora, più volte ci siamo visti tramite Skype o sentiti e alla fine si commenta un trend che ormai continua da un anno. Alla fine siete sempre voi quello che, e parleremo anche dopo con piscine e palestre, quelle che risentono di più di questi effetti del Covid. Così sembra ancora per tutto il mese di aprile. Allo stato attuale le previsioni in merito al DPCM che sta per essere approvato ci vedono ancora in zona arancione o rossa. Questo significa che tutti i pubblici esercizi dovranno rimanere chiusi, salvo che per l'asporto e il delivery, perché che sia rossa che sia arancione, al momento non è prevista l'apertura al pubblico, cosa che troviamo, come già detto in passato, non voglio tediare gli ascoltatori, ma non corretta e non sensata. Ormai abbiamo detto più volte che non c'è dimostrazione scientifica che all'apertura dei locali corrisponda a un incremento dei contagi, anzi, tra l'altro oggi come oggi dovremmo trovarci di fronte a una discesa della curva, a breve, fra un paio di settimane, secondo gli studi che abbiamo letto con il nostro centro studi interno, che vengono dalle università straniere che analizzano la situazione globale, anche in Italia dovrebbero calare i morti fra un paio di settimane, perché chiaramente quando si abbassano, cominciano a abbassare i contagi, le persone che purtroppo perdono la vita non sono quelle contagiate negli ultimi giorni, ma mediamente due settimane prima, quindi questa seconda curva cala con due settimane di ritardo. Pare, speriamo, perché abbiamo fatto di tutto, abbiamo forzato perché fosse inserita una clausola in ragione della quale, a fronte del miglioramento dei dati, compatibili con una zona di colore diverso, quindi arancione per chi è in rosso, giallo per chi è in arancione, ci potrebbe essere il passaggio in automatico senza aspettare un successivo decreto. Questa è una clausola che abbiamo chiesto fosse inserita e pare che almeno da questo punto di vista siamo stati ascoltati. Ciò non toglie che per il secondo anno di fila stiamo perdendo la Pasqua.
Ricordo che tra le 7-8 giornate più importanti dell'anno per chi ha un pubblico esercizio, specie un ristorante, ci sono Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1º maggio. Fate voi il conto di com'è la Senta, situazione. Dalla Mora, in questi 2 minuti che ci separano anche dall'altro ospite che daremo appunto udienza, come si suol dire, le attività che stanno per chiudere, immaginiamo anche tante in provincia di Udine che non riescono ad arrivare a questo rush finale o che hanno già mollato, ce ne sono? Sì, ce ne sono parecchie. Chiaramente il saldo lo potremo vedere nel momento in cui purtroppo chiuderanno la partita IVA. A livello nazionale già 13.000 hanno chiuso e altri ancora 40-50.000 rischiano di chiudere. Lei moltiplichi mediamente per 5, per 6 il numero degli addetti. Quindi 6 per 5, 30 sono 300.000 persone più le 50.000 famiglie dei titolari di queste aziende. Quindi è veramente un genocidio rispetto alla nostra categoria. È drammatico. Noi stiamo chiedendo cose piuttosto semplici, al di là dei ristori che, se vengono definiti, devono essere definiti con una corretta proposta. Corretta proporzione, una corretta progressività e soprattutto con una certa tempestività. Ma al di là di ciò, noi riteniamo che sarebbe corretto, nel momento in cui veniamo obbligati a chiudere e quindi siamo costretti a non avere incassi, che venissero fermate anche le uscite. E invece ci sono tante imposte che vengono chieste lo stesso, alcune sono state rimandate, poi sono state rese esigibili proprio il 16 di marzo, che erano quelle dei contributi di novembre, altre sono semplicemente in sospeso, dalla Tari all'occupazione suolo pubblico, alle insegne luminose, la SIAE, finalmente qualche nuovo partito inserito in questo governo ci ha ascoltato per quanto attiene al canone RAI. Però sì, non è che si chiede tanto, non ci Certo. fate incassare per legge, evitateci di pagare delle tasse che servono a pagare dei servizi dei quali non usufruiamo. Se non produciamo i rifiuti, in questo periodo non dobbiamo pagare trasporto rifiuti. Va bene, grazie, grazie Dalla Mora per questo suo intervento. Le auguro buona serata e ha un po' di resistenza in questo momento anche a tutti i suoi colleghi che ci stanno ascoltando. Grazie. Grazie a voi dell'invito e buona serata a tutti. E ora dovremmo avere in collegamento, passiamo dai baristi e ristoratori, a un altro settore in difficoltà, quello delle piscine, delle palestre e dello sport. Fermo, fermo da tanto tempo. Allora, noi dovremmo avere con noi Alessandro Draina, vicepresidente dell'Unione Nuoto Friuli, lo vedo collegato. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Draina, prima di tutto, so che avete anche un'iniziativa particolare, però volevo capire cosa succede. Da voi da un anno ormai a questa parte, quanto ci avete rimesso? Purtroppo la nostra piscina, come tutto il resto delle piscine d'Italia, è chiusa dal 24 di ottobre e abbiamo rimesso parecchio. A livello economico siamo sicuramente in crisi. Vi stanno dando una mano, i ristori servono. Cosa sta accadendo da questo punto di vista? Purtroppo i ristori sono stati insufficienti, con circa 9 mesi di chiusura, ormai quasi di più, abbiamo ricevuto, dico, solamente 6.000 euro. Questi 6.000 euro di anticipo non riusciamo neanche a pagare quelle che sono le bollette di un mese per la gestione di un impianto di questo tipo. Quindi tutto quello che abbiamo ricevuto purtroppo non basta per mantenere una struttura come questa.
Ecco, voi però avete messo in sicurezza, no? la vostra piscina per poter riavviare il prima possibile. Poi in verità vi hanno bloccato nuovamente. Questo è lo stesso discorso che si fanno anche per le palestre, ma avete anche speso oltretutto. Abbiamo speso circa 10.000 euro per attrezzare tutta la struttura in base alle disposizioni e le direttive ministeriali e sanitarie che prima ci hanno imposto e poi però hanno purtroppo deciso di chiudere le strutture senza però darci nessun riscontro in merito. Allora Draina, il motivo anche per cui l'ho chiamata è perché voi avete appena pubblicato sui vostri canali social la messa a disposizione della vostra struttura per una campagna vaccinale. Ci può spiegare bene? Sì, l'Unione Nuoto Friuli vuole impegnarsi a contrastare quelli che sono gli effetti della pandemia e aderiamo all'iniziativa della Federazione di Nuoto e del suo presidente Paolo Barelli e mettiamo a disposizione la nostra sede, la piscina Swim di Villa Primavera di Campo Formido, per la campagna di vaccinazione, ovviamente però nel rispetto di quelle che sono le direttive sia ministeriali che sanitarie. Questa proposta l'avete fatta anche al Presidente della Regione? L'avete già avanzata? Ne avete parlato? Sì, abbiamo manifestato i primi di marzo già a tutte le autorità competenti il nostro impegno e la piena messa a disposizione degli spazi sia interni che esterni della piscina Swim. Luogo che oltretutto solitamente ospita attività sportive, ludiche, ma non di questo genere. La nostra proposta non è ancora stata accolta dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall'azienda sanitaria locale. Siete praticamente in attesa, peraltro un punto in più vaccinale permetterebbe anche di eliminare qualche coda in più che c'è da altre parti, sinceramente. Assolutamente, forse. Comprendiamo la difficoltà sia organizzativa che amministrativa della regione, ma siamo altrettanto convinti che creare una rete capillare per la campagna vaccinale sia la strada giusta per velocizzare l'uscita della pandemia e della crisi economica. Va bene, la ringrazio Draina per questo suo intervento, in bocca al lupo per tutto, auguro anche buona Pasqua. Grazie altrettanto a voi. Bene, e il saluto a Draina e anche il saluto a tutti voi telespettatori, vi auguro una buona festività pasquali, noi torneremo con Screenshot mercoledì alle 19:45. Vi ringrazio, arrivederci.